Buongiorno a tutti, oggi voglio proporvi una copertina da neonato. Io l'ho realizzato per la mia bimba e praticamente si compone di varie rose. Io ne farò una come campione. Andiamo ad iniziare. Ho preso un filo rosa perché è una bimba e ora vi mostro come si fa. Allora, innanzitutto facciamo un anello di 8 catenelle. E chiudiamo con una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare 2 catenelle che saranno la prima maglia alta, 2 catenelle e andiamo avanti con una maglia alta, questo per 8 volte, quindi 2, 3, 8 e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare tutto il giro per tutte le maglie presenti di maglie basse. Chiudiamo con una maglia bassissima e questo è il lavoro a giro ultimato. Ora facciamo 5 catenelle che sarà la nostra maglia tripla e nello stesso foro ne facciamo un'altra. Ne facciamo un'altra maglia tripla nel foro successivo. E poi 5 catenelle. Chiudiamo con una maglia bassa. In questo modo. Ora ripartiamo con le 5 catenelle. Facciamo una maglia tripla due maglie triple nello stesso foro una maglia tripla nel foro successivo. E 5 catenelle. Chiudendo con una maglia bassa. Questo è il petalo del fiore, il primo lo dobbiamo andare a terminare. I petali devono essere 8 totali. Dopo aver fatto 7 petali, dobbiamo completare il nostro primo, quindi faremo le 5 catenelle ed una maglia altissima, una tripla maglia, una maglia altissima. Chiudiamo
chiudendo in questo modo il petalo, in questo modo. Ora da qui dobbiamo fare 12 catenelle. E ci andiamo a posizionare al centro qui con una maglia bassa. Questo lo ripetiamo per tutto il giro. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima. A questo punto dovremmo rifare un giro di maglie basse per tutto il giro. Questo modo, saltando la maglia bassa, quindi andiamo a rifare le 12 maglie basse nelle 12 catenelle. Chiudiamo con la nostra maglia bassissima. Iniziamo l'ultimo giro, che è il più complicato. Allora facciamo 3 catenelle che è la maglia alta, 2 catenelle e una, saltando 2 maglie basse, facciamo una maglia alta. Adesso facciamo un pioppiolino, quindi 3 catenelle e li richiudiamo insieme in questo modo. 2 catenelle, una maglia alta. Due catenelle, una maglia alta. Vedete? Questo dobbiamo, dal pioppiolino dobbiamo fare 12 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Giriamo il lavoro e ci andiamo a posizionare qui con una maglia bassa. Rigiriamo il lavoro. Facciamo 2 maglie basse, un pioppiolino da 3 catenelle, due maglie basse, un pioppiolino da 3 catenelle. Due maglie basse, un pioppiolino da 3 catenelle, due maglie basse, un pioppiolino da 3 catenelle. Due maglie basse
e l'ultimo pioppiolino da 3 catenelle. Ora 2 maglie basse, una catenella e una maglia alta. In questo modo. Sulla maglia alta facciamo un pioppiolino da 3 catenelle, 2 catenelle, una maglia alta, un pioppiolino da 3 catenelle, due catenelle, una maglia alta. Un pioppiolino da 3 catenelle. Due catenelle. Una maglia alta. In sostanza deve venire un archetto da 4 pioppiolini. Ora facciamo la maglia alta e subito dopo un'altra maglia alta nell'altro archetto sottostante, così. Ora facciamo 2 catenelle, una maglia alta. Il pioppiolino da 3 catenelle sulla maglia alta e ripetiamo il lavoro che abbiamo fatto da questa parte. Ecco qui, in questo modo. Vedete il lavoro? Qui facciamo sopra la maglia alta il pioppiolino. 2 catenelle, una maglia alta, senza catenelle subito nell'altro archetto facciamo la maglia alta e così ripetiamo tutto fino a finire il giro. A questo punto chiudiamo il lavoro. Ecco qui, questa è la stella ultimata. Naturalmente per fare la copertina voi le aggiungete delle altre e le unite ai 4 angoli. Ora, io in questo caso le ho realizzate in cotone per praticità, ma nel caso della copertina della mia nipotina ho usato la lana baby. Grazie a tutti, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.